Voglio vivere così. Gli ultimi minuti di Voglio Vivere Così per darvi ancora informazioni su quello che succede nella nostra città. Andiamo nello stadio di Domiziano e ne parliamo con Matteo Tamburella, responsabile dell'area archeologica appunto dello stadio. Buon pomeriggio, benvenuto. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, stiamo per parlare di Anche di Sera. Di che cosa si tratta? Noi abbiamo riaperto a dicembre l'area archeologica dello Stadio Domiziano, oggi Piazza Navona. Dopo tanti anni di lavori di restauro abbiamo ridato alla collettività l'opportunità di visitare quest'area archeologica e in occasione dell'estate romana vogliamo integrare l'opportunità di visitare l'area archeologica anche di sera con degli intrattenimenti per i bambini, con percorsi storici guidati e esibizioni musicali. Quindi dare l'opportunità alle famiglie che di giorno non possono venire e possono venire anche la sera. È sicuramente un'iniziativa molto molto intelligente dal punto di vista culturale, perché darà appunto, come diceva, la possibilità a tante famiglie, a tanti ragazzi, a molti giovani di visitare un'area che è assolutamente interessante dal punto di vista archeologico, perché tutti sanno come si chiama, tutti sanno dov'è, ma non tutti in realtà sono andati a vederla nonostante sia proprio al centro di Roma. Quindi che cosa, da cosa sarà caratterizzato il programma? Ci saranno appunto dei concerti, di che genere musicale saranno? Allora, il programma base è specifico, ovviamente dando priorità a spettacoli per bambini, quindi animazioni, improvvisazioni con artisti, maghi, giocolieri, clown e quant'altro, che danno l'opportunità quindi ai bambini di potersi divertire nell'area archeologica e quindi respirare il profumo della Roma antica e godere di quest'area archeologica che non è stata mai aperta al pubblico. Sì. Contestualmente sono anche spettacoli che possono piacere anche ai genitori, che abbiamo voluto quindi studiare un programma interessante anche per loro. Finita la prima esibizione si passa a concerti di musica classica, ovviamente essendo un'area archeologica bisogna rispettare il contesto storico del museo, per poi passare a delle narrazioni storiche, quindi dei percorsi storici guidati con delle slide presentate da archeologi che raccontano un po' i gossip e le leggende sulla Roma antica, quindi una visita guidata frizzante dove possono anche partecipare i bambini in quanto vengono raccontate degli aneddoti specifici anche sullo sport e su come veniva vissuta Roma nella quotidianità e quindi anche abbinata ai ragazzi. E queste performance si ripetono due volte nella serata perché durano mediamente mezz'ora l'uno. C'è bisogno di prenotare? Non c'è bisogno di prenotazione perché i programmi, le esibizioni sono cicliche e partono all'incirca verso le 9 e poi si ripetono ogni mezz'ora. E le è importante visite guidate? Specificare che i bambini fino a 12 anni non pagano e il biglietto d'ingresso è di 8 euro a persona e poi ci sono riduzioni e convenzioni per fino a 6 euro. Perfetto, ma le visite guidate è necessario prenotarle? No, perché fanno neanche parte delle esibizioni, della parte della narrazione storica, quindi fa parte dello spettacolo, quindi quando parte, finisce e si prosegue con la visita. Benissimo, va bene, allora io ringrazio Matteo Tamburella che ci saluta, ma prima ci dirà come è possibile avere delle informazioni sul programma dello Stadio di Domiziano. Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito stadiodomiziano.com e lì trovate il programma serale con tutto il nome degli artisti e trovate tutte le informazioni anche sugli orari di visita e anche nozioni storiche sull'area archeologica. Va bene, grazie mille Matteo Tamburella, a presto, buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci.